manovra un po' lenta quella dell'Inter in questi primi minuti, Questa era ancora la va a cercare veloce. Correa, colpo di tacco a cercare Lautaro, fa sponda Lautaro, prova a tenere il pallone, forse Attenzione a subisce Paradona. fallo, l'arbitro fa proseguire, Oh! grande palla per Bronzo, tutto solo davanti a pallone di Grazie. Correa in profondità sulla tre quarti centrale per Lautaro, che è bravissimo nonostante le spinte a stare in piedi, a tenere palla, vede a rimorchio, ancora mi pare Correa che dà di prima per Brozovic, che a quel punto si presenta tutto solo davanti a Magnan e con il destro lo batte alla sua destra, 1-0 per l'Inter, Marcelo Brozovic, bravi ragazzi, bravi, 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 che gol, che palla di Correa però, che palla di Correa, Posso dirti però, bravi. Fili, posso dire? È stata un'azione bellissima, ma quello che ha fatto Lautaro, ragazzi, Lautaro impressionante. ha fatto una protezione Sì. palla che comunque era pressata. Adesso non ho visto chi era, se era Sì, o Dobi. Tomori È stata o una Calulu. roba. Ha mandato No, fuori ha gioco un tenuto. Ma difensore. è tutto lì, eh. De Vrij, no, no, no. De Vrij indietro per Handanovic sul pressing di De Ketelaere. Ancora Bastoni. Cerca il corridoio per Chala, bravissimo di prima, a cercare Brozo che non Attenzione, interviene, attenzione, De Vrij. Tonali, Tonali, Tonali. Libero. Leao! Gol! Ma come si fa a perdere? Ci posso credere. Che palla un persa, ma. sinistro incrociare a mezza altezza e dai gol! La palla persa dell'Inter è Palla persa, assurda. sì. Çalhanoğlu mi sembra. Assurda. Mi sembra Çalhanoğlu l'ha giocata con troppa sufficienza dall'esterno all'interno. Guarda, e non è neanche la prima volta che l'Inter andava a perdere il pallone in fase poi di ripartenza, proprio per il gusto di non spazzare via. Attenzione, attenzione. Ah, Giroud in Questo area. è Giroud. Il Questo è controbalzo di Giroud, hai sinistro. capito? Perciò non inquadra la porta. Sono 34 troppe occasioni. minuti. Recupera l'Inter, Barella. Ha sbagliato tutto Bennacer, poteva essere un'ottima occasione per il Milan. Brozovic cerca un corridoio per Lautaro in area di rigore. Il tiro deviato, corner. Ci facciamo vedere Bravo dopo Tomori, è una andato a marea di tempo. chiudere. Ci facciamo vedere all'interno dell'area di rigore del Milan. Faccio di punizione, Tonali dentro. Colpo di Quello la testa, guarda. mannaggia! Mamma mia. Colpo di testa di Teo a fil di palo. Leao, cross. Giroud. Mi giro la testa, mi giro la testa ed è gol, ed è gol, ed è gol, ed è gol. 2-1 Giroud. Ha sbagliato a Ed è gol, ed è gol, ed è gol. No, ma la difesa 54 dell'Inter, di gioco, il Milan la ragazzi. ribalta. Ma la Olivier Giroud, il sentenza. sinistro del francese, credo deviata perché non mi sembra No, sia no, entrata l'ha pulitissima. presa male, l'ha presa presa male male. lui. L'ha strozzata male? Sì. Ma sono quattro maglie dell'Inter, Giroud è da solo, quattro maglie vabbè, non parliamo Sì, portiere che non ne mamma prende mia, una però. neanche se lo paghi, ma non, cioè, vabbè, Ma è ma ritardissimo, quattro no. giocatori No, dell'Inter contro sinistro, sinistro perfetto, quattro l'hanno lasciato incustodito e Sono in lui di quattro, sinistro mette dentro. sono in quattro a guardare Giroud che È calcia. incredibile, No, è è enorme. incredibile. Leao, tocco Bastoni sbaglia ancora il centrale, controllo. Mamma Bastoni, mia, fallo, fallo. ma Bastoni ha stoppato la palla a 3 metri, ha regalato il tiro a Messias, poi va in scivolata e riesce a metterci una pezza che poi insomma non lo so, forse era Tutto è anche fallo fallo. questo. Leao, Leao. Gol! Gol! Stupenda in aria, passi brevi e poi piazza il suo diagonale, vince Leao, e tre. 3-1 Milan, 3-1 Milan, il terzo gol di Rafa Leao nell'immobilismo totale della difesa dell'Inter. Ancora Mkhitaryan, Çalhanoğlu, tre quarti, sulla sinistra per Di Marco, si trova di fronte Messias, allarga per Darmian, lato corto dell'area, Darmian
Trova in orizzontale Mkhitaryan, buono l'1-2, Darmian fino in fondo, arriva il cross, gol! Edin Dzeko la riapre, 67 di gioco, 1-2 sulla sinistra di Marco Darmian, Darmian va fino in fondo, cross sul primo palo, non esce Magnano, comunque insomma vede la palla arrivare, bravissimo il taglio di Dzeko, bellissimo il taglio di Dzeko che con il sinistro va a incrociare ed è il gol del 2-3, palo e gol, 2-3. Qui bravissimo, dai. Bravissimo Darmian a mettere la palla in mezzo, Dzeko anticipa su. Secco Tomori. 3-2, un derby infinito, un derby che non smette di regalare emozioni, sembrava l'inerzia tutta dalla parte del Milan, invece adesso... Frank, posso fare i complimenti a Alberto? No, ha detto vabbè, subito, però, dico, mettiamo Dzeko... E così è stato. Ci voleva una scossa. Dzeko, dai in profondità per Lautaro, Lautaro in area di rigore! Alto sopra la traversa! Alto sopra la traversa, mamma il sinistro mia. Di Lautaro. Adesso è ancora Inter. Sì, lancio di Di Marco sulla sinistra per Dzeko, vicino a bandiera il corner. Buono il pallone per Darmian. C'è tutto solo Lautaro, mamma la parata mia. Di Magnan. Attenzione che arriva Dumfries dall'altra parte, può provare il cross morbido in mezzo per Lautaro di testa. No, no. La parata di Magnan. La parata di Magnan. La parata di Magnan. Che riesce a salvare il risultato. Mamma mia. Dumfries cerca Dzeko. Ciala, tre quarti centrale, Ciala, la grandissima palla di Magnan, palla in corner, che botta di Çalhanoğlu, la palla andava sotto l'incrocio, bravissimo il portiere del Milan a tuffarsi e a mettere in corner, che sassata di Ciala, e poi, mamma che parata mamma ragazzi, mamma mia, che parata assurda, secondo vale intervento salva partita di Magnan, dopo quello sul colpo di testa di Lautaro arriva anche... Che parata. La deviazione in angolo su questo gran tiro di Çalhanoğlu, ha munito Tonali anche. Finita. È finita così! Milan 3, Inter 2, Milan 3, Inter 2, è finita così! E andiamo! È finita, ha vinto il Milan per 3-2, Leao, Giroud, Maignan, il derby del Milan. Questi sono i tre protagonisti che hanno caratterizzato... Il derby di Milano.